Professore, insomma, immagino un'emozione, no? Nel Sì, debuttare molto. di nuovo. L'emozione consiste poter assistere alla seconda edizione, perché è facile impostare un'edizione di qualsiasi evento, facile per modo di dire, però il difficile è ripetersi senza ripetersi. In effetti quest'anno abbiamo tutte composizioni di studenti del Cherubini, mentre invece l'anno scorso c'era stata una commistione fra lavori presentati dai professori e lavori invece degli studenti. Sono tutti lavori in prima esecuzione assoluta e addirittura terminati nel 2023. Quindi, diciamo, un tempo si sarebbe detto che le pagine avrebbero grondato inchiostro, no? Ancora non sarebbe stato ancora asciutto. Oggi non si dice più, si scrive col computer, ma il modo di dire è sempre calzante. E musica e scienza deriva proprio da suggestioni che gli studenti hanno raccolto attraverso visite nel museo guidate dalla dottoressa Fabbri, e quindi con invenzioni, strumenti di misurazione e altro ancora, hanno tratto proprio il modello primitivo per cercare di mettere in musica il rapporto che c'è sempre stato con la scienza. In più, professor Gagosi ha ideato una sorta di esacordo galileiano, sostituendo alle singole lettere che compongono il nome di Galileo Galilei, le note corrispondenti. C'è da aprire una parentesi: appunto, nel sistema italiano e francese, per esempio, si usa la notazione sillabica, do, re, mi, fa, sol, la, eccetera. Nel sistema invece tedesco e inglese, per esempio, si usa il sistema alfabetico, che è quello più antico, A, B, C, D, E, eccetera. Quindi, sostituendo le singole lettere ai nomi del grande scienziato Pisano, ecco ne è uscita fuori una serie esacordale assolutamente sorprendente, che divide l'ottava cromatica temperata in quattro parti uguali e crea perciò un tema altamente sviluppabile e di grande impatto e di grande comunicatività da parte del compositore, che dovrà sfruttarlo nel proprio lavoro. Sostanzialmente è una site specific, no? Quella a cui assistiamo, c'è qualcosa che è stato composto. Esatto, sì, no, non sono, no, esatto, non è un concerto con pezzi composti per altre occasioni o anche che non sono mai stati eseguiti e che sono stati riversati in questa mattina. È proprio un evento al quale il pubblico potrà assistere per la prima e unica volta oggi, che poi sarà ripetuto la prossima domenica, quindi a coppie 7:14 e poi il secondo programma 21:28. Anche perché si dice tanto, si parla tanto di musica di consumo, però va a finire che se lo eseguiamo una volta sola, la musica di consumo diventa questa. Senta, lei diceva prima grondano ancora inchiostro, no? Sì, Che naturalmente trattando di computer non no, si usa più. Però che togliere. inchiostro è, per mantenere la metafora, che inchiostro è questo che gronda? È un inchiostro multiforme, perché scopo di un insegnante, ma specialmente un insegnante di composizione, è quello di mantenere, di sviluppare la personalità dello studente senza travalicarlo con la propria. E quindi assisteremo oltretutto a un panorama variegato di scritture e di posture musicali.